Hola, buonasera a tutti. Adesso aspettiamo che la gente arrivi pian piano. Ok, eccoci qua. Eccoci qua. Er capo Alex, ben trovato. E siamo al favoloso Day One di Spider-Man 2. Ho già un pochino di progresso in questa partita. Esploriamo questo mondo perché è incredibile. Ah, tanta roba. Buonasera, Lari. Miles e Genki sono stati chiari. Devo Oddio. trovare i tizi che hanno preso Scorpion e Martin Lee. Già a parlare. Allora, tanto per cominciare, la grande novità di questo titolo è che hanno ampliato tantissimo la mappa esplorabile. Ora, New York di per sé era già molto grande, ma adesso l'hanno raddoppiata. Oltre a questo lato del fiume, abbiamo l'altro lato del fiume, per l'appunto. Cioè, è una roba incredibile, è immensa. Oltre a questo hanno aggiunto un sacco di sottomenu per differenziare. Non ci sono più i poteri individuali con i costumi come nel primo, ma tutti sono uguali, identici. E abbiamo appunto due personaggi giocabili, che è una cosa straordinaria. Adesso sono a livello 12, quindi devo sbloccarne ancora un po' di costumi. Ma vabbè, con il pre-order là c'avevamo questi qua, che in realtà quello di Peter mi piace, ma quello di Miles c'ha una roba strana. Ovvero, se vedete alla cintura e sul petto, qua c'ha dei coltelli, che non è una roba che Spider-Man usa i coltelli, quindi non capisco. In ogni caso, la città è enorme. Il gameplay sembra esattamente quello che era all'inizio. Qua abbiamo un po' di casini perché all'inizio del gioco c'è l'uomo sabbia che fa casino in tutta la città. Ah, e poi hanno aggiunto
anche un'altra roba. Una roba spaziale. Ecco qua. La tuta alare. E queste correnti qua. Che ti permettono di andare da una parte all'altra molto rapidamente. Però gran parte lo è. Ma cos'è? C'è un topo gigante. È una vera pantegana. Iniziamo da Dio proprio. Che cosa ci fa? Ah, ecco, anche la modalità foto è incredibile. Anche perché hanno davvero svoltato con gli adesivi stavolta. Possiamo mettere per esempio Kraven il cacciatore a caccia di topi. E altre stronzate assurde. Cielo, non riesco a crederci. Beh, comunque... Chiama tua madre e dille che stiamo per arrivare, ok? Non la chiamo mia madre, chiamala tu. Nessun problema, è un tamponamento da nulla, no? Giusto? Ah, ma è loro che devo fotografare. Okay. Che facciamo? Adesso penso di chiamare l'assicurazione. D'accordo. Ma... Non hai pagato la... Non l'ho pagata, ma non... Sono incazzati, cioè sentite quello che dicono, spero di sì. Sbagli, ma nessuno è disposto ad ammettere i propri. Da scrittore non posso che apprezzare l'ironia. Comunque, le attività collaterali... Ah, ma c'è uno scoiattolo enorme adesso. Cioè, ma a New York hanno scoiattoli così grossi? Non capisco, sul serio. In ogni caso, hanno aggiunto delle belle attività secondarie, come... Cioè, belle. Queste fanno schifo. Devi andare in un posto e menare gli uomini sabbia, che sono pezzi dell'unico uomo sabbia. E per aiutarlo bisogna risolvergli i problemi. Non dovreste essere tipo in una clessidra! Il combattimento è, come al solito, molto fico. E pieno di occhioli. Ora, questi qua sono tipo i nemici più stupidi di tutti, quindi non hanno varietà, non sono complicati di per sé. Però in realtà sono proprio identici al primo. Può disturbare un po' chi cerca la novità e effettivamente in realtà da un tripla come dovrebbe essere questo ci si aspetta qualcosa di più, un passo avanti, no? Ma comunque siamo di fronte a un titolo incredibile. La storia però è straordinaria. Comunque, concentriamoci un po' sul da farsi. Una volta uccisi tutti gli uomini in sabbia possiamo prendere il cristallo e c'è una fighissima funzione di... cioè, lo senti sul controller tutto quanto. Mi stanno circondando. Perché non sono rimasto a casa con te, Kimi? Potevo aiutarti con i compiti e... preparare l'unico piatto che so fare. Vecchio, ti capisco. Anch'io so fare un piatto. Ma ormai è troppo tardi. Kimia è la figlia di Marco. E io non ne sapevo niente. Ho degli aggiornamenti su Marco. Sta migliorando. Marco è il cognome dell'uomo sabbia. Lucido. Ha ripreso a mangiare. Anche i piccioni sono enormi. Bel lavoro. Comunque, cambiamo costume.
per esempio, già tra i primi si sblocca anche questo, che è molto carino, cioè è fatto in cel shading rispetto agli altri che sono modelli 3D che fittano perfettamente col mondo. Questi sono invece quelli bonus in più. Che devo dire, alcuni ci stanno, altri sono un po' gnè. Questo mi piace tanto, questo no, cioè, che razza di stivali è? Abbiamo il signor, questo molto carino, c'ha le cose in fondo. Questo che è un'altra versione punk, e vabbè. Miles invece che ha sbloccato un nuovo costume. E così vi faccio vedere anche le colorazioni. Cioè non ogni costume, molti dei costumi hanno diverse colorazioni possibili. E alcune ci stanno, altre no. Spesso sono riferimenti ai fumetti o comunque al mondo, all'immaginario dell'uomo ragno. Tipo questo qua è col viola, è per ricordare suo zio, no? Che è il Prowler. E altri che in realtà non so proprio che cosa vogliono, cioè non ho così tanta dimestichezza con Miles Morales come personaggio. Mentre Peter, lo conosciamo tutti, Peter. Ecco, Peter per esempio, abbiamo dei costumi straordinari. Quello base, chiaro. Questo che invece sembra sia un riferimento di qualche tipo, non me lo ricordo, questo era riferimento al Spider-Man superiore, e questo invece era le tavolozze più vecchie, quelle con i colori diversi. Infatti vedete che il blu è un po' più celeste. E allo stesso modo per tante cose, praticamente tutte le palette sono riferite a qualcos'altro, tipo questa è riferita a Mister Negativo. Miles ha un esempio ancora più calzante di questo, con questo costume qua. Questo è il negativo esatto del suo costume base. E comunque, sì, ne abbiamo di chicchette come Spider-Man 2099, eccetera. Ma direi di fare una missione. Ditemi anche in chat se si sente bene, se non si sente. Ah, il punto è che possiamo cambiare Uomo Ragno da questa schermata qua. Central Park, droni ape. Droni ape. Ah sì, c'è una tizia con i droni ape che non so se conoscete, c'è questo cattivo dell'Uomo Ragno che si chiama Swarm, ovvero Sciame, che si arma di api robot. Quindi probabilmente farà una comparsa in questo titolo, o a meno che non sia inserito semplicemente come cameo e non ci sarà un cattivo coi droni Al ape. momento stiamo affrontando una lunga serie di emergenze. L'inflazione è alle stelle, i nostri governanti sono degli incapaci e il paese sta attraversando una crisi come non si vedeva dai tempi Porca della miseria, caduta J. dell'Impero Jonah Jameson. Romano. Ma il Sì. peggiore e più insidioso dei problemi è l'epidemia di senza volto. Sembra che un altro vigilante mascherato voglia farsi giustizia da solo. I testimoni riferiscono di un individuo vestito di viola che interpreta il proprio ruolo con inusitata intransigenza. Alcuni di voi criticano gli Spider-Man per essere troppo morbidi, ma per quanto mi costi dirlo, non rientra nelle loro competenze. Detto che non dovrebbero nemmeno pattugliare le strade, quantomeno non si arrogano il diritto di essere giudici, giuria e boia. Esistono già organi deputati a giudicare i criminali. Se questo nuovo eroe tiene davvero al rispetto della legge, che entri nella polizia. Perché certa gente si rifiuta di seguire le regole? Queste sono le conseguenze del caos generato dagli Spider-Man e il motivo per cui difendo la nostra Costituzione. E ora, pubblicità. Il signor Jameson si riferisce a un altro personaggio che è apparso in questo capitolo. Wraith si chiama, che in realtà non mi ricordo nei fumetti che cosa facesse. Ma qui è Yuri, la
un membro della polizia che si è dato alla vigilanza. Se quel camion esplodesse, spazzerebbe via l'isolato. Oh, ecco, qui abbiamo dei crimini. Esattamente come nel primo. Ci sono i crimini. Questi sono una fazione di piromani pazzi sgravati. Sono davvero troppi. È tempo di pagare. Spike. Ah, e hanno aggiunto una specie di ferro. Porca miseria. Dubiti della fiamma? Il ferry che si fa con L1 esattamente come si fa il ferry nei Souls. E vabbè. Il fuoco dilaga. Occhio! Sì, questi sono pazzi davvero. Ragnatele! Oh. Devo ancora prenderci la mano con certi nemici. Questa è una delle fazioni un po' più toste. Ok, abbiamo salvato il mondo dal camion esplosivo. Non si è attaccato al mondo. Ok, finito. Per fortuna il mio costume è ignifugo. Vabbè, questo non lo sapevo. Una cosa carina è che subendo danni anche la tuta appare sfigurata, vedete bene? Vedete che c'ha dei segni. Mentre qualora noi ci curassimo, la tuta andrebbe magicamente a posto. È un dettaglio fico. Oltre a questo, cosa abbiamo? Ecco, non apprezzo tanto che non stia mai dritto. Cioè, non capisco come triggerare il fatto che lui stia dritto con la schiena e non così come una specie di pazzo. Ogni tanto funziona, ogni tanto no. No, non vuole saperne. Comunque, andiamo alla missione. Genki si sono sbagliati. Qua stanno cercando di capire chi ha portato via due fuggitivi. Dei misteriosi bracconieri. Oh, cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Maleducati, non si fa. Questa è la fazione di Kraven il cacciatore, che hanno dei dispositivi stealth abbastanza interessanti. Ma cosa? Ma che cazzo? Prego! Come fa il vostro capo peloso ad avere questi gengilli? Un vero cacciatore sa come mimetizzarsi. Capo peloso. È molto bello Kraven. Gli hanno dato proprio un modello fico. Occhio! E peloso il giusto, soprattutto. Ah!
combattimento non dà davvero soddisfazione. Ora la mia difficoltà è anormale. Però sì, fa in modo di essere molto divertente da giocare. Anche se rompe la schiena a tutti quanti. Ah, e finalmente Spider-Man può andare in acqua. Quindi cos'è questa cosa esattamente? Una specie di rifugio occultato. Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. Portami al tuo nido. Alla Emily May mi mancheranno questi inseguimenti. L'adrenalina, sfrecciare per la porca città. Porca miseria, ecco, ce l'ho perso. Fare lo scienziato davvero, con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta. Ho una carriera stabile. Non ce l'ha ancora, gli hanno offerto un lavoro, adesso sta un po' montando la testa. Gloria scientifica. Hai una missione. Cannone! E funziona davvero! Si è incazzato. Aspetta. Sempre più in alto, ma non scappi! Ottimo occultamento! Vi spiace se do un'occhiata? Oi. Sì, vi spiace. Questi sono tutta una cricca di cacciatori che non ho ben capito come funzionano. Forse fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non vedo il vostro capo in giro. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. Non sei degno della sua attenzione. Invece Scorpion sì. Ok. Cioè, lungi da me parlare male di Gargan. Però gliele ho date un paio di volte. Ma con lui ti sei trattenuto. Sì, non l'ho ucciso, è vero. L'omicidio non fa per me. Ecco, una cosa che stona moltissimo con Peter sono queste braccia robotiche. Dov'è il vostro capo? Un po' eccessive, devo dire. Raccogliamo altre informazioni. Ecco. Un altro robot? No, forse dai, non posso fare una prova. Ok. Lo rubiamo. Scusa, uccellino, ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Dovresti avere un... Esatto! Oh, quello è il tuo nido? Ehi, andiamo, mollami! E dai! Non mi piace questo otto volante! No, e c'hai le ali, vecchio. E Spider-Man, che te, frega. Devo inviare la posizione a MJ. Potrebbe scoprire qualcosa nei registri. E ora dove siamo diretti? Il posto è di New York. Hey, MJ, hai ricevuto i dati di posizione? Sì, è un vecchio mercato. Il proprietario è morto. E l'edificio è stato venduto. Ah, okay. Tipico. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Lo scoprirò. Buona fortuna.
Devo liberarmi di questi due in silenzio. Degli altri cacciatori? I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Che città in cui cacciamo lo stealth qua. Devo isolare uno di loro. Cos'era? Adesso lui si gira, lui ecco è sicuro qui. E ce lo tiriamo su. Piano. Famoso nella tela del ragno. Tac. Hai fatto presto? Trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori e vengono da diverse parti del mondo. Mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. A proposito di lavoro, ho accettato una carta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. A dopo. Quanta attrezzatura. Sembra che stiamo andando in guerra. Kraven, tra l'altro, è uno dei nemici più fighi di Spider-Man. L'unico che l'ha... Cioè, uno dei pochi che l'ha effettivamente ucciso. Mi sembra proprio che la prima morte dell'Uomo Ragno sia stata colpa di Kraven. Dove sei stato reclutato? In Alaska. Cercavo i bracconieri nei parchi. Quando li trovavo ero troppo severo. Idioti. Alla stativa. Così ho bruciato la loro sede. Carini. Poi mi sono barricato in casa ad aspettarli. Ma è arrivato prima Kraven. Mi ha chiesto se volevo cacciare delle vere belle. Ed eccomi qui. Ottima scelta. Un rumore. Sì, signor cacciatore esperto. Com'è che si faceva? Così? No, così? No. No. C'era modo di appendersi al soffitto con la ragnatela. Classico di Spider-Man, ma non mi ricordo come si fa. Triangolo, no, X, nemmeno. L1, no, L2, oh sì. Però devo essere sopra di lui per fare un bel lavoro. Sono finiti. Che stavano combinando? Bello lo stealth però. Salve. Anche se finora è davvero un po' troppo simile al primo RDLC. Sembra ce ne siano altri, sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. Cosa caccia Kraven? E perché? Vediamo. Sì, è pronto. Vi raggiungo subito. Assicuratevi che le bestie sentano l'odore giusto. Le voglio affamate. Tra l'altro, come diceva Alex... Oggi esce anche quella gran cosa di Mario Wonder. E non solo, mi pare che oggi potrei sbagliarmi, ma mi pare che esca anche la... Fatti una dormita. La Metal Gear Masters... cosa là? La collezione dei primi tre Metal Gear Solid e i tre Metal Gear e basta. È una cosa che il mio amico aspettava tanto robusto tempo. E flessibile. Che fai? Fai una balestra anche te, vecchio. Bene.
di collaudare il mio nuovo giocattolo. Ma ce n'è già uno. I intorno sono pronti. I ripari residui al sicuro. I sistemi di occultamento. No, ma questo è come Assassin's Creed Syndicate. Mancano alcuni carichi. Che non a caso era. Mi piaceva chiamarlo. Questa gente è più attrezzata di molti Assassin's Creed eserciti. Spider-Man per Kraven sapeva. Deve essere ricco o ammanicato. Le meccaniche. O entrambe le cose. Hanno proprio all'infinito o spari. Mi sta bene, ma non pensavo che Kraven tenesse tanto alle tue. Gli ho visto salvare un cacciatore a un passo dalla morte con le erbe che porta sempre con sé. Non si limita alla medicina. Questo spiega tutto. Cioè? La sua forza è sovrumana. Non è normale. Quella deriva dalla concentrazione. Lui conosce solo la caccia. Se tu pensassi più a te stesso. Scusate, ma mi immedesimo troppo nel stare. Sei altrettanto forte. Occhio! Spider-Man è lì sopra! Portatelo a terra! Oh no, l'ho incastrata là dentro. Cazzo. Hanno si è subito tolta dall'impiccio. E vabbè, ma quanto siete. Tra l'altro, grazie ai comandi rapidi, e adesso? C'è questa cosa in cui si può cambiare la velocità di gioco, rendendolo mega lento, e potendosi gustare tutte le animazioni, cosa che ritengo francamente una figata. Ora, epico, un tizio che corre. Questa sembra l'unica via. Comunque troppi eventi un laboratorio quick time e quick time qui ti è ecco. Stavano testando le armi su quell'armatura. Wow! Ma è nemmeno un graffio. Ma è come quella di Scorpion quella. Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Non si è mai troppo prudenti con Scorpion. Un attimo. Ma tu guarda che roba. Scorpion, ricordatevi che è uno scorpione. Un uomo scorpione. Ho un altro nome per te. Kraven. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Ma chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e lì. Ti dispiacerebbe fare una ricerca su questo Kraven e aggiornare Miles sulla situazione? Ci penso io. Sta attento. Quanti altri fuochi dobbiamo accendere in città? Il più possibile. Kraven ha detto che lo circondavano nel suo sogno. Ma se il sogno è esatto, gli incendi si appiccheranno comunque. Perché non aspettarli? Deve essere lui a decidere, non il destino. Come pericolo chi lo sta guardando? Ho sentito dire che Scorpion ti ha delusa. Non dico che non fosse bravo. È che il suo modo di giocare con la preda. Non sei silenzioso! Ah.
Vai a nanna. Devo dire che sono davvero bravi. Esci con le atmosfere e tutte queste robe qua. Però questi come fanno a sapere che è Spider-Man? Sulla testa, raggio a vista! E vabbè, fase stealth peggio riuscita della mia vita. Un'eliminazione. No, no, no. Telecamera di Dark Souls. Comunque, ecco, vedi qua si può attivare, per esempio, la velocità di gioco ridotta e ci si gode l'azione in maniera incredibile. Fai attenzione! Ok. Aia! Ho capito. Niente da fare, cioè è stra divertente, però è abbastanza ingiocabile. Cioè puntano un sacco alla possibilità e ci sta, cioè ci mancherebbe altro. È una di quelle cose a cui nessuno può dire niente alla possibilità. Ma che cazzo è sta roba? Siamo impazziti. Piovono frecce! Evitatelo! Certo. Non ci ho preso mai. Ma stiamo scherzando. Io ho come sospetto che si sia buggato qualcosa che fa il suono. Avrei bisogno di risposte a tutte queste domande. Sembra interessante. Non è un gioco facile da portare in live, allora, questo, Kevin, eh? Cosa stai cercando? Ciao, vecchio Zeno. Tutto a posto. Posso capire andare a caccia con uno scorpio nel lì. Ma è figo sto gioco. Una ladra. Io non. Sì, ma vecchio senti ragno. Ah, eccoli qua. Sono inventati i cani. Non ti darò il biscottino se ti comporti così. Che ringio, Spider-Man. Buono, cane micio robot. Però effettivamente deve essere terrificante porsi davanti a questi cosi, ancora più degli uccelli. Sembrano quelli di Horizon. I denti non scherzano!
Seduto! Rotola! Fai il morto! Ma muoiono esplosi, sti mangi. Bello Asylum. Ho notato tra l'altro che in questo gioco di Spider-Man in particolare stanno adottando un criterio molto simile ai giochi di Arkham per quanto riguarda l'introduzione dei cattivi. Lo capirai quando ci arriverai a vedere qualche bel cattivone. In ogni caso, finalmente mi chiedevo quando sarebbe arrivata la protezione animali. È come se ogni cattivo fosse legato a una quest in particolare. E un po' l'ho vista anche che l'hanno fatto qua sta cosa. Nel primo capitolo era un po' diverso, era un po' più libero. Potrei aiutarlo? Non vivrai abbastanza per aiutarlo. Scommettiamo? Sì, ma comunque ogni tanto è un po' eccessivo. Cioè, qua sembra che ci siano a New York più persone ad aiutare sti fatti qua che persone normali. Sarebbe più facile per tutti se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo. E tra l'altro, oltre agli assurdi sproloqui di Spider-Man, quindi cosa caccia? L'intimità? C'è un qualcosa che non mi piace in questo gioco. E penso che sia l'RTX. Finora ho provato diversi giochi con RTX, davvero figa, roba davvero di classe. E però in questo è come se non raggiungesse i livelli sufficienti. Sembra molto... Cosa proteggevate? Non mi sembra ben implementata una RTX. Un gioco in cui è davvero figa invece è Black Cat. Hogwarts Legacy di quest'anno. Questo Kraven sta mettendo insieme una bella squadra. Eccolo qua, vedete che è peloso. A parte la pelliccia, proprio lui è pelosissimo. È incredibile questa cosa. È proprio un pervertito Kraven. C'ha questa mania della caccia. Lui vuole cacciare qualsiasi cosa. Possiamo dire che è una vera e propria perversione, a mio avviso. Fa buon viaggio. Attaccato. Non sai fare di meglio? Ti definiva un killer. Immagina la mia delusione. Ma l'ha accoppato così. Pazzesco. Felicia.
Tra l'altro Felicia non c'era neanche nel gioco prima. Cioè, è arrivata e non c'era. Passata a salutare a un certo punto. Ma dove sei? E sta listo? Ah, ecco, la cosa peggiore di questo gioco sono i modelli dei protagonisti. Cioè, sia Miles che Peter sono diventati molto più brutti. Potresti almeno cambiare? Ok, ok. Più che altro i capelli di Miles. Deve piacerti un sacco, eh? Cioè, non mi piace. E Peter invece ha proprio la faccia da culo adesso. Scusa, davvero. Giuro che la prossima volta... Miles. Ti voglio bene. Ecco, la mamacita de Miles Morales no se hace los affares suos. Está pues sí que hablan. El problema de Miles en ese juego está que él tiene que candidarse al colegio. Ma non è muy convinto. Ho anche scoperto che il loro capo si chiama Kraven. Ha ucciso Scorpion e vuole fare lo stesso con altri supercriminali. Sul serio? Sì, sì, ma non ci interessa. Vogliamo costumi nuovi. No, non è un costume nuovo quello di Miles. Però possiamo decidere di usare un altro costume. Ecco, i costumi di Miles sono un po' più fichi. Tipo, questo è straordinario. Guarda, c'è anche le cinghie così. È bellissimo. Questo non mi piace, ma perché c'ha i capelli maledetti. Non metterti i capelli così. Questo non lo so, cioè è un bel motivo ma non è un bel costume. Questo è da motociclista totale e questo è quasi da alieno. Ma allora abbiamo sbloccato questo che è orribile, tipo Power Ranger ma peggio. Scolastico, questo è molto carino, mi piacciono i pantaloni. Ma usiamo quello nuovo e facciamo il dorato, facciamo i coatti. Peter invece, oh, Scarlet Spider abbiamo sbloccato. Questa è una delle mie uniformi di Spider preferite perché è straordinario. L'originale è tanto bella, ma anche qua la seconda non è male. Mettiamo questa. Vuoi dire che Martin Lee... Non lo so, ma la lista è lunga. Ecco chi era la gente da cui Marco cercava di metterci in guardia. Gli stavano dando la caccia. Ah, ma... Impossibile. E c'è anche Felicia sulla lista. Black Cat. Ok, vediamo le missioni. Pete sta trovando le bici elettriche a Central Park. Proprio così. Non mi darebbe mai retta se le dicessi che è in pericolo. Ma forse ascolterà qualcuno che non conosce. Goliardia scolastica. Dammi un secondo. Mi segnalano che hanno rapito Lens. Quel Lens? Potrebbe essere ovunque. Chi è stato? Non si sa. Ma sei l'unico che può trovare. Il problema di Hayley è che è muta, tipo. E infatti c'è un'opzione intera per il linguaggio dei segni. Ora ci sono. Stavi dicendo? Non ho ben capito come. Perché in teoria mettono da qualche parte sullo schermo uno che fa il linguaggio dei segni. Grazie, davvero. Devo riordinare le idee. Una roba incredibile. Chiamami se scopri cioè, qualcosa. Bravi davvero. E troveremo Martin Lee. Te lo prometto. Questi sì che vogliono far giocare il loro gioco. Dovrei avere un po' di tempo prima quanti. Che MJ mi chiami. Ronda nel quartiere?
Allora, adesso stiamo andando alla scuola di Miles per fare delle missioni secondarie. Miles ha i poteri di ragno più belli. Ciao. Ti fanno vedere queste cose qua, ma non capisco. Mettete un flusso d'aria che va da una parte all'altra. Spionaggio per i cacciatori, c'è un crimine da quella parte. I cacciatori tramano qualcosa su quel tetto. L'attivazione dell'occultamento. 2 minuti, se tutto va bene. Sempre adesso. Siamo scoperti di che colorità. Sto facendo del mio meglio. Spider-Man! È proprio lui. A posto, ragazzi! Mi spiace se lo devo. Proprio il signor Uomo Ragno. Oh cazzo, ma c'è l'elicottero. Come si chiama? Comunque è estremamente cinematografico questo gioco. Difendi il tuo! Lui fuori dal tetto. Buttare fuori dal tetto chiaramente ammazza istantaneamente la gente. Sai che peccato se gli succedesse qualcosa. Oddio, vuoi farlo saltare in aria? Ma c'è della gente dentro, Uomo Ragno. Meno male che il mio camuffamento non impazzisce come il loro. Non è il tuo. Ecco, vedete il bello di buttare la gente giù dal balcone. Poi restano appesi, così. È proprio una bella pistola. Poi puoi lanciare i mattoni in faccia alle persone, capito? Questo è morto in T-pose. Questo è un attimo più complesso, però ha un volto estremamente sereno. Che sia morto. Lui invece non è imperscrutabile. La signorina. Perché c'hanno tutti? Fategli gli occhi chiusi, mamma mia. Sembra davvero di aver ammazzato della gente. No, ci sono anche gli interni. No, ecco, questi sono morti tutti e due. Vediamo come sono. Oh no. Questo è proprio greve, anche la bocca aperta. E lui? Lui pure, però non può godersi il panorama. Perlomeno non è lo stesso modo del suo collega. Ora Miles può anche prendere parte alle sfide di Prowler. Ehi Miles, ho gli indirizzi di cui parlava Pete per i rifugi di Black Cat. Sono già diretto al primo. Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter... Scusa un secondo. Eccolo lì. Allora qua richiede che si premano i grilletti. Il giusto. Forse dovrei spostarlo da lì. Sì. E come? C'è un quadro comandi.
Ok. Con permesso. Perché il nostro zio ha lasciato una serie di roba in giro, dispositivi soprattutto, e adesso che è tornato a farci gli affari suoi è già detto che ce li lascia. È molto caro lo zio Aaron. Scusa, non dovevi venire. Oh no. Ragazzi, ragazzi, se dovete fare un'imboscata, fatela bene. Zio Aaron aveva ragione. I cacciatori vogliono le sue tecnologie. Ho rilevato accessi non autorizzati nel deposito del cantiere. Ho incontrato dei cacciatori. Avevi ragione, vogliono le tue tecnologie. Sono in gamba se lo hanno trovato. Tuo padre non ci era riuscito. Papà! È stato il primo faccia a faccia tra l'agente Jefferson Davis e Prowler. Sono rimasto ore nascosto in quel container per seminarlo. A volte vorrei che mi avesse preso quel giorno. Mi dispiace averlo coinvolto. Beh, almeno ora ne sei uscito. Sii prudente, zio. Certo, nipote. Anche tu. La cosa che fa mega strano è che la voce di Spider-Man Miles sia quella di Gianluca di Orion. Non so se lo si definisce più Gianluca di Orion o in qualche modo alternativo ormai. Ti è piaciuto? Perché comunque Orion è praticamente senza contenuto da tantissimo tempo. È applicato. Dai, ancora! Ma sta arrivando altra gente. Non sei degno del nuovo mondo! Non riuscirà a fermarci! Prendi! Ma che vuol dire quanta gente c'è? Ok. Non gliene frega niente Spider-Man, lui ammazza tutti. Sono un esperto nella gestione delle risorse umane. Componenti tecnologici. Spettacolare. MJ, devi scusarmi, ci sono. Cosa stavi dicendo? Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter si fa abbindolare facilmente da Felicia. So che devi lavorare al tuo sito. Ma sì, nessun problema. Spider-Man è sempre pronto. Vedo che siamo dei maghi a bilanciare lavoro e vita privata. Io sto impazzendo per finire il pezzo sui cacciatori. E salvare il lavoro. Ma voi, dopo quanto è successo a Scorpion, non riesco a non pensare a lui, MJ. Non devi lasciare che questo ti consumi. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Non solo. Quando ho affrontato Martin Lee, ho ottenuto dei nuovi poteri. Sono strani e molto blu. Beh, non sono un'esperta di poteri da ragno, ma magari per lo stress. Ne hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Spider-Man su, chiedo scusa! Tagliati, i social hanno molti difetti. Sono il primo a sostenerlo.
ma hanno aiutato tanti. No, mi avessi spaventato. Quel furgone è nei guai. Altri colpi così grossi. Una volta, una banca di Chicago. Vale un milione. Come, scusa? Non ti sei ritirato? Uno degli altri è stato arrestato e mi è presa la paranoia. È bellissimo anche come cambiano le tracce tra l'uomo ragno base. Lo sapevate che i sacchi che usano le banche non hanno sopra il simbolo del dollaro? Io ci sono rimasto male. Ah, ma perché? Ah, c'erano le monete qua dentro. Comunque, vorrei anche spendere due minuti a osservare la figata dei dettagli che ci sono a New York. E non, cioè, anche proprio nei posti piccoli ci sono di quelle cose davvero fighe. Anche perché penso che tra mezz'oretta qua chiudiamo. C'è un signore che viene dalla Giordania. Sono in ritardo. Oh bro, dati 5, sì, vecchio. Vedrai che la mia compagna a distanza starà dormendo. Cioè, allora, mi ero distratto. A livello terreno parte, vabbè, no smoking. Non sono messaggi particolarmente interessanti, ma si sono inventati tipo una vagonata di film finti, anche veri, penso. La via mi sembrava libera. Nomi dei locali li riciclano un sacco. Questo l'ho visto perché ce n'erano due identici a pochissimo. Tipo qua, c'è un altro Cheyenne che è com'era di là. Oh no, c'è un'aggressione, ci ha segnato un Nathaniel Copeland 68. Arrivo subito, ma un cristallo di Marco. Ah, e c'era lo swag anche. Civili in difficoltà. Devo intervenire. Trovi mai qualcuno che reagisce? Ti prenderò, Spider-Man! Forse l'ultimo! Non imparate mai, eh! Eccolo! Grosso errore, sfidanti, eh! Comunque io non ci credo che tutti i tizi delle gang siano così muscolosi, cioè non siete tutti fratelli bianchi, siete abbonati in tutta la palestra del quartiere, se no non me lo spiego. Com'è che tutti, ma davvero tutti? Oh, forza Spider-Man! Ecco, incollato. Fatto. Ci ho messo molto meno del previsto. Spaziale. Abbiamo risolto questo problema. Un'aggressione. Non ho visto il tizio che abbiamo salvato, però. Sono un po' distratto. Vediamo. Volevo andare a Midtown? Sì, è qua. Volevo andare a trovare la celebre Times Square.
il mio senso dell'orientamento, però mi dice che è qua. Quindi vado a nord. Dov'è il nord? Di là. No, scusa un momento, io dove cacchio sono? No, non devo andare di là, devo... andare a nord-ovest. Eccoci qui. No, non farmi andare di là. Devo trovare il tank qua. Che da osservare è molto bella. Ok, questa è Grand Central, la stazione di New York. Devo anche dirvelo, io non sono mai stato a New York. Ho degli amici che ci sono stati, ma devo dire di conoscerla comunque molto bene, per tutte le stronzate che ci ho giocato sopra. Davvero un sacco di giochi che ho giocato sono ambientati a New York e quindi me la sono comunque vissuta, diciamo. Allora, comunque, Grand Central è dalla parte di Times Square. Cioè, dico, non è dall'altra parte rispetto al parco. Il parco che uso per definire il proprio centro geografico di Manhattan. Chissà se i ladri sapevano che è tecnologia dell'underground. Allora, qua però tornerebbe utile intanto arrivare in un punto in alto. Ok, allora abbiamo Central Park lì. Da Central Park si vede il Times Square senza problemi. Noi quindi eravamo un po' troppo spostati rispetto a dove dovremmo essere. E qua veniamo dentro e da qui dovremmo poterla vedere. Eccola là. Il mio senso dell'orientamento funziona ancora con i famosi seggiolini rossi. Continuavano a blaterare. Allora iniziamo a osservare Detective Retrowave. Catching waves, playing games, solving crime. Mamma mia. Ma gli attori sono persone che esistono veramente? Non lo so. Francamente non penso. Non li conosco, se no però. Questa è una battuta qui. 647 modi di morire. Il seguito di 646 modi di morire. Quindi chissà quanti film ci sono nella serie. Ci sta. È una critica a tutti gli horror, che penso che gli horror siano davvero i film che hanno più sequel di qualsiasi cosa. Phenomenal. Monumental. La Grande Depressione. Rivivi la... il peggio dell'America, portato in atto dal meglio dell'America. Beh, non so se sono... alcuni di questi sono veri, tipo le pubblicità, perché potrebbero essere, è un metodo di marketing anche piuttosto semplice. Tu dici sto facendo il gioco, beh non penso che lo dica Insomniac a qualcuno. E la gente va da Insomniac e dice, puoi inserire questo nel tuo gioco, così ci fai pubblicità?
È già successo in altri giochi, chissà qua. Tipo Crazy Taxi. In Crazy Taxi c'era letteralmente Pizza Hut. Webcam Wanderer. Travel the Web, literally. È un altro film o serie. Strano, non viene esposta la piattaforma di streaming. Get Blaze to Go. Le aureole congelate. E c'è un signore barra A, non capisco bene, con un turbante. Adesso fanno la Swilco al melone. Aspetta, poi si può comunque anche in modalità fotometrica, che comunque gli effetti sono in movimento. Per godersi al meglio le pubblicità. Cobra Mobile. Volleyball. Non è facile ricreare ambienti del genere. Poi potrebbe esserci un po' più di varietà, certo. Ma devo dire che comunque si sono impegnati, si vede. E proprio a livello d'atmosfera Bebè, è troppo siamo. tardi. Voliamo alti. Voliamo alti, alti, alti. Specie perché con l'impostazione che ho messo io c'è scritto che ci sono molti pedoni sulle strade. Ed effettivamente sono quel boss, signora, A bataci. me. Ehi, ehi. Stai lontano da Uè. casa mia, amico. Bataci, Non bevecchio. giudicarmi male, Sei. Almeno io sono una turista. Hai cose più importanti da fare. Lo capisco. Anche lui sta Non aspettando. venivo qui da quello stupido flash mob. Se non stesse già andando tutto storto. Ma chi è che ride, che pazzi? Vai bot? Vai Ehi, belle bot? scarpe. No, non è vero, fanno cagare, guarda. Ecco, sono così brutte che non ce la fanno neanche vedere. No, vabbè, sono scarponi normali. Ecco, che scarpe? No, vabbè, momento fetish, momento Sarà una Beppe. figata per turisti, ma adoro Beppe. Momento Beppe, guardiamo i piedi degli NPC. Oh, devo dirlo a mamma! Cazzo stai facendo, Miles? Ma questo è quello di prima Sarà o è un un posto altro? decente in cui mangiare, no? Sì, poi troviamo un posto decente in cui Torniamo a mangiare a New giornare la York. posta. Voglio Non andrei a morire. mangiare la pizza. La New York style pizza. Si può andare nella metro? No, muro invisibile. Ho tirato giù tutta la gente. Che mi Signora, non dici? so. Così si fa. Sì, Città perdoni. spettacolare. Quindi se provo ad entrare nella metro, investo la Non si gente. tengono mai quegli scherzi. Ci vediamo in biblioteca tra un'ora. Pronto? Pronto? Accidenti. Con chi se la prende qui? Permesso? Ma tu non sei un sicuro che va in biblioteca, guarda come sei, sei vecchio. È pieno pieno di roba bella. Qua fanno i bagel caldi, bagel. Bagels. Spettacolo. C'è un crimine da risolvere e andiamo a risolverlo. Spider-Man è sempre pronto a risolvere. Crimen criminis. No, qua l'illuminazione si sta facendo molto più interessante. No. Resterò qui a lungo.
Ah, ma c'è proprio le frecce impiantate. L'abbiamo in pugno! Oh. Non sto capendo. Ah, mi bloccano i poteri. Devo uccidere il cane per forza. Perché è lui che blocca i miei poteri. Oh cavolo, qua c'è un'oscillazione. Ecco l'obiettivo che mi ero dimenticato. Ok. Gli obiettivi bonus sono sempre da fare, ricordate. Qualche altro ceffo occultato ce l'abbiamo? Ho ancora tempo. Dai, fammi uno sborone, Miles. Miles, che cacchio di nome. Questo costume non lo so, cioè c'è la mia faccia sopra, non riesco a leggerlo. Dovrei anche saperlo forse. No, non lo so, però questo blu mi piace davanti. E questo è figo. È un peccato che Miles abbia meno costumi. Cioè ci sta, ha una storia molto molto più corta di quella del buon vecchio Peter. Però comunque fa un po' peccato. Prossimo costume a livello 16, noi siamo a 15, molto bene. Qui ho un problemino con il fatto che costi davvero tanto potenziarsi queste cose. Però vabbè, ci mancherebbe. Le abilità ci sono quelle singole e quelle condivise. Sto puntando a farmi tutte quelle singole e poi le condivise. Abbiamo 4 punti abilità, quindi ci facciamo giro della morte. Tela per così. Scatto in avanti durante le oscillazioni. Proviamo. Oh, ci hanno preso. Oh no. Occasione ideale per usare la nuova RA di Genki. Abbiamo la piscina. Che bello, ma c'è il signor Pan, è proprio lui. Ma se me ne vado via da qua, perché non ho proprio voglia. No, ti ho detto che non ho proprio voglia, invece. Mi lasci levare delle palle. Devo passare? No, vuole abbandonare la missione. Ecco. Oh, che bene, Alex. Danno anche la pubblicità. Io non ce l'ho le pubblicità perché sono abbonato con Prime a Games Galaxy Hit. Infatti, se non vi fidate più degli streamer, considerate donazione a Games Galaxy Hit, che streamer non siamo propriamente. E quindi almeno abbiamo bisogno di avere l'occasione, poi potremmo deludervi in quanto stile, ma prima dobbiamo esserlo in ogni caso.
Porca miseria. Non c'è l'obiettivo bonus per questi. Ma si prendono solo le botte. Ah, aspettatela. Sì, ma quelli là che si facevano gli affari dove? Distrarti un minuto. Che okay. Cioè le missioni di Miles sono così. Adesso Peter invece vai a badare alle api. Cioè, capito? Questa non è una RTX fatta bene. Questo palazzo dovrebbe essere molto più riflettente. Dovrebbe far vedere qualcosa. Cerchiamo un edificio proprio proprio specchio. Una roba che proprio tu dici, cavolo, mi passo davanti ogni mattina solo per vedere se mi sono pettinato bene i capelli. I tennisti, dai. Perfetta per Robby. Incredibile, signor tennista. No, che pippa che sei. Sarei anch'io per il panorama. È colpa delle calvizie. Occupano le palline che finiscono di sotto. Guarda invece, ma lui non ne frega niente, gioca con le cuffie. Vediamo. Vabbè, presa. Sì, ma vecchio, sei un po' scarso. No, prendi il treno e sei a posto. Cioè, guarda. La gente che viene qua al campo, una sta facendo le parole crociate. Lui guarda soltanto questo qua come gioca. E quegli altri due qua guardano il pelato, peccato, il signore con una calvizia. Ha gli stessi capelli di questo qua, tra l'altro. It's a match. Purtroppo... Guarda che ormai ha vinto lui, eh. Basta. Porca miseria. Poi che altri abbiamo qua? Questo che appoggia le mani dentro la rete. Questo qua parla con gli altri usando le cuffie. Capito. Evidentemente non gli importa molto la conversazione. A meno che non sia un impianto acustico particolarmente potente e ingombrante di conseguenza. Allora, un edificio riflettente, eccola, questo là riflette esattamente la luce. E qua si vede un attimo di RTX riuscita. Però... non è sufficiente. Il bello di RTX sono pavimenti lucidati di marmo. Capisco che a New York è un attimo complicato. L'acqua, il riflesso nell'acqua. Dov'è il riflesso nell'acqua? Possiamo salire su questo laser. No, non è un laser. Non so che barca sia. Comunque su questa barca che si chiama Mariposa, ovvero Farfalla. E poi possiamo imbarcarci su quella. Questa come si chiama?
La signora del lago, Lady of the Lake. Signora, guardi avanti, non guardi mentre deve guidare. Non so se è molto sicuro per lei guidare questo tipo di veicolo. Se posso essere proprio brutalmente sincero. Abbiamo la Salt Puppy, ovvero cucciolo salato. Questo è un nome molto da mare, devo dire. Se fossi un marinaio chiamerei così la mia nave. Questa? Finn and Tonic. Carina. Non fa proprio il caso mio, non sono un appassionato di Finn and Tonic. No, guardate che quelli là abbiano copiato il nome della barca. Vabbè, chiaramente, quando si entra qua nei dettagli, questo succede, che troviamo due barche che si chiamano Finn and Tonic. Ah, Strider. Sì, vabbè, perdonate. La pronuncio ogni tanto. Un'altra mariposa, ma questa è la sorella maggiore di quell'altra. Leviatano. Pazzi, che sgravati. Questo è il raft, la prigione, quella che non esiste nella realtà, perché l'unica città con una prigione vicino ai suoi pressi di questo tipo su un'isola è San Francisco, che è la famosa prigione di Alcatraz. E qui abbiamo poi una craniata. Ah, possiamo anche provare lo spaccaculo. Fare i trick. Ma prenderseli in faccia? No, niente, non ce l'ho fatta. Prima mi è venuto per sbaglio un trucco del genere e mi sono messo a ridere tantissimo, perché fa troppo ridere Spider-Man che si prende una craniata per terra con cemento. Là potrebbe essere un buon punto. Oh no, spoiler. Spoiler studio. No, niente. Anche stavolta gli è andata bene. Oh, Miles è proprio fico. Oh, non me lo spiego. Mi ricordo ancora quella famosa recensione di IGN sul DLC di Spider, The Exaggerated Swagger of a Black Teen. L'avevano proprio esagerato. Perché? Stupido Miles. Adesso fai le acrobazie come cazzo te le dico io, perché mi fai incazzare proprio. Ah, ecco. Un bel colpo in faccia. Tra l'altro sembra manco di essere New York. No, infatti che zona siamo qua? Sembrerebbe Queens, Astoria, Stone.
Tiesvaro. Beh, è sopra il Queens, quindi c'avevo ragione. C'avevo ragione. Porca miseria, quanto cazzo ho ragione. No. Brooklyn and Tilla, Financial District, Kitchen, Upper West Side, Harlem. Harlem è dove aveva a casa originariamente il nostro buon Miles Morales. Adesso penso che si sia trasferito. Non ho capito dove. Domandatelo a lui. Mica sono io, no? Il suo notatore di casa. Ma è carino sto quartiere. Cioè, è una di quelle strutture che esistono solo in America, perché in Italia non avrebbe senso. Cioè, nel resto del mondo non avrebbe senso. Dimmi te a cosa serve un quartiere residenziale così. Invece in una città in cui si fa una fatica immensa a muoversi. E sono i problemi delle città americane. Fanno schifo le città americane. Hanno tipo zero senso di pianificazione urbana e ste robe qua. Ok, questo nome di la barca è nuovo, abbiamo fatto jackpot. Crestfallen, no way, è proprio lei. La Crestfallen. La barca. E quindi lui è il Crestfallen Sailor. Aspetta, qua ci sta una bella foto per chiudere questa incredibile live. Sì, mettiamo una bella luce sferica, diretta. Sì, però la mettiamo più in alto. No, sferica. Ma dove la mettiamo la luce sferica? Qua. Qua così. Voilà. E facciamo una però di colore diverso. Facciamola blu. Ma meno intenso. Voilà, guarda che lavori. Ok, così sembra che non abbia neanche messo. Sì, era totalmente una Dark Souls reference, per questo abbiamo il Crestfallen. Là. Vediamo se abbiamo qualcosina. Wow, psicopatico. Ecco, la cosa fica che dicevo delle estetiche dei costumi extra sono che ti arrivano insieme ai costumi extra gli adesivi disegnati su di quelli. E sono straordinari. Perché abbiamo l'identikit dei cattivi, Kraven, Lizard, Mr. Negative, Scorpion e Venom. Tutti loro. La risposta è che sì, è totalmente una reference a Dark Souls. E non vedo come potrebbe non esserlo. Ora volevo appiccicare anche qualcos'altro. Ecco, bello questo qua, tipo con tutti i cattivi pixelati, mi fa impazzire, bellissimo. Questi con gli identikit,
Se mi ricorderò di fare le foto in quei momenti sarà valsa la pena. Questi qua sono carini, tipo fumetti. Wow. Ci sono proprio dedicati. Sono davvero fighi certi di questi. Sono sticker che mi comprerei nella vita reale se solo spendessi soldi per gli sticker, cosa che non faccio e non consiglio a nessuno. Bene, su questo grandissimo progetto, nel corso di tutta questa diretta ho espresso molto spesso i miei punti di vista sul gioco, sul fatto che sia un buon sequel, la storia ti cattura molto, perché comunque è sempre la storia la parte importante, una cosa del genere, perché il gameplay alla fine è uguale, identico a quello di prima. Francamente questa cosa non mi piace tanto, però me la faccio andare bene. Comunque è un impianto di gioco solido e davvero bello. Manca, non manca molto. Penso che abbiamo davvero un bel prodotto tra le mani. Adesso devo un po' vedere come va avanti, scriverò un articolo sulle prime impressioni e poi, una volta finito, arriverà una bella recensione, perché mi sento molto positivo nei confronti di questo gioco. Abbastanza critico, mi fa un po' rosicare questa cosa che è come se fosse sempre quello, Spider-Man, e non un vero Spider-Man 2. È un po' una tristezza, però il contenuto è tanto, ci sono tanti passi avanti rispetto al primo, anche se lo scheletro di gioco rimane identico. Non si ci può sempre aspettare l'innovazione, la cosa incredibile, ne abbiamo avute in questi anni. C'è dall'altra parte di questo Mario Wonder che è spettacolare, non l'ho giocato ancora, però l'ho visto ed è incredibile. Quella è pura innovazione, proprio ogni volta Mario sta sopra, anche se Mario in 2D non mi piace così tanto. Quindi tutto sommato ci siamo, mi piace. E vedremo poi come andrà. È stato un piacere avervi qua e ci becchiamo prossimamente. Venite a vedere il live di Lari, non mi ricordo esattamente quando streama, ma potete trovare tutto sui canali social. E state bene.